Ciao ragazzi, durante la mia continua ricerca per auricolari che facessero al caso mio, verso fine settembre mi è arrivata la convocazione per una presentazione delle nuove Jabra Elite 85T. Durante questa conferenza, ovviamente virtuale, fu annunciato anche l'aggiornamento gratuito per le Elite 75T che erano già uscite sul mercato. Dopo 2-3 settimane ci sono arrivate e proprio quest'ultima, le 75T, le ho volute provare, le ho provate per circa un mesetto e ora passo a darvi le mie considerazioni. Partiamo dalla confezione con cui ci arriva, la confezione di con colorazione grigia arancia, gialla, classica Jabra, colorazione Jabra. Davanti avremo la foto dei nostri auricolari, dietro alcune spiegazioni tecniche e sul lato avremo altre foto degli auricolari e lo slogan di Jabra. Andiamola ad aprire. Ci compare subito il cofanetto con gli auricolari in bella vista. Andiamo a togliere il cartoncino protettivo e vediamo subito la custodia per gli auricolari, i due auricolari stessi e un'altra scatoletta dove al suo interno troveremo alcuni accessori. Il cavetto per ricaricare la custodia da USB a USB-C, diciamo che è un po' corto, l'avremmo preferito decisamente più lungo, però ormai fortunatamente USB-C è uno standard che si sta affermando, che si è affermato e tutti quanti noi abbiamo in casa dei cavetti un pochino più lunghi. Abbiamo inoltre dei gommini per gli auricolari di diverse dimensioni rispetto a quello che sono già montati sopra, quindi un pelino più piccolo e un pelino più grosso, in modo tale che potremmo trovare la giusta dimensione per la conformazione del nostro orecchio e un librettino di avvisi di warning and declaration. Un piccolo tocco green da parte di Jabra che non ha voluto mettere i manuali di istruzioni e guide varie che invece potremo tranquillamente scaricare e leggere tramite l'applicazione. Passiamo alla scatoletta, alla custodia degli auricolari. Ci viene subito detto, mi raccomando, prima di usarle la prima volta ricordatevi di aggiornare il firmware per poter avere la possibilità di usufruire dell'active noise cancellation. La custodia è molto compatta, con gli angoli stondati, dimensioni di circa 6,2 cm per 3,6 cm di spessore e 2,7 cm. Ha una dimensione leggermente più compatta rispetto a quella degli iPad Pro, ma un pelino più cicciottella. Il peso è di 45 grammi ed è una confezione che si tiene molto bene in tasca, sia dei jeans, sia dei pantaloni, che ovviamente anche della giacca e quant'altro. Sul davanti abbiamo la scritta Jabra, sul retro abbiamo il jack, la connessione per ricaricarlo, più un piccolo leddino, mentre una cosa molto carina è che il coperchio ha un piccolo magnete che mantiene chiuso il coperchio stesso, in modo tale che evitiamo di perderle casualmente, che si apra casualmente, e evitiamo quindi di poter perdere i nostri auricolari. Andiamo a parlare degli auricolari, estraiamoli dalla confezione. La prima cosa che mi ha stupito è la leggerezza di questi auricolari. Stiamo parlando infatti di auricolari di circa 5,5 grammi dichiarati da Jabra, l'abbiamo pesato, stiamo intorno a 5,98 uno e 5,93 l'altro, quindi sono anche molto equilibrati. Hanno una forma che li rende molto confortevoli. Li ho portati per diverse ore e non ho avuto alcun fastidio. Li ho portati a lavoro, li ho portati anche, tra altre cose, li ho portati anche a correre, a fare attività fisica e non si sono mai staccati dall'orecchio, non hanno mai nemmeno dato l'idea, la sensazione, la noiosa sensazione che ti stiano cadendo. Quindi sono veramente ottimi, mi sono trovato veramente bene. Entrambi gli auricolari hanno un unico tasto fisico. Io non vado pazzo per i tasti fisici, ma tantomeno per i touch. Diciamo che questo è un buon compromesso perché avendo un unico grosso tasto ci permette di andare alle varie funzioni che hanno i due auricolari senza oltretutto fare nemmeno troppa forza sul tastino dell'auricolare. Questo permette, non darà proprio fastidio mentre lo usiamo. Odio il touch perché d'inverno con i guanti o con le mani sudate quando facciamo attività fisica è difficile che prenda bene il nostro comando. L'ho trovato particolarmente comodo invece questo qua dei Jabra 75T. Passiamo ad una caratteristica importantissima, l'audio. L'audio di questi auricolari mi ha veramente stupito. Ha dei bassi veramente corposi,
che non gracchiano mai, vanno anche a non sovraccaricare l'audio e non vanno a mettersi sopra le frequenze medie o alte, che anche quelle sono ben riprodotte. Queste Jabra Elite 75T sicuramente sono tra i migliori auricolari true wireless che potremo trovare sul mercato lato audio. Passiamo infine alla cancellazione attiva del rumore, Active Noise Cancellation, come viene chiamata Jabra. Allora, non ho avuto modo di provarle prima, ovviamente, perché appena l'ho tirate fuori ho fatto l'aggiornamento firmware, ma c'è la possibilità di disattivarlo. Non vi è questa grandissima differenza tra il noise cancellation attivato o disattivato. La conformazione ci permette di essere molto ben isolati dai rumori esterni direttamente anche senza il noise cancellation. Con la funzione attivata, diciamo, abbiamo un pochino in più, ma di certo non siamo ai livelli degli AirPods dell'Apple. Quindi diciamo che se le comprate per questo motivo non sono fatte per voi. Diciamo che hanno una buona media, un buon isolamento, ma non sono al top. Questa è veramente l'unica pecca che posso trovare. Per quanto riguarda invece la durata della batteria, siamo intorno alle 7 ore e mezzo. La custodia ha la possibilità di fare altre 4 ricariche complete, quasi complete degli auricolari. Inoltre abbiamo la possibilità di sfruttare la ricarica rapida, quindi 15 minuti di ricarica all'interno della custodia ci daranno quasi un'ora di ascolto musicale. Per quanto mi riguarda, io da quando l'ho preso ho caricato solamente una volta la custodia e basta, e sono ancora forse al 40% della custodia, e ovviamente gli auricolari ogni volta li riposiziono e si ricaricano, quindi nulla da eccepire. Volevo mostrarvi anche qualcosa dell'applicazione. L'applicazione si chiama Sound Plus. Appena estraiamo i nostri auricolari dalla custodia, andiamo a riposizionare ora così vi faccio vedere. Appena li estraiamo dalla nostra custodia, vanno a connettersi con il nostro telefono, verrà la vocina all'interno, ci dirà che si sono connessi e si caricheranno sulla nostra applicazione. In questo caso vedremo un paio di icone. Le prime ci dicono che la sinistra non è collegata, la destra è collegata. Ah, ricordiamoci che anche queste cuffiette qua funzionano con il metodo master and slave, quindi la cuffietta destra sarà la master, che farà anche da ponte sulla cuffietta sinistra. Quindi se vogliamo utilizzare un'unica cuffietta dovremo utilizzare solamente la destra. Jabra aveva annunciato un aggiornamento firmware in cui si parlava della possibilità di andare a impostare anche la cuffia sinistra come master. Per ora non è ancora stato rilasciato, quindi ad oggi siamo ancora in questa situazione. Quindi dicevamo, abbiamo la percentuale della batteria della custodia, la percentuale di batteria degli auricolari. Ora, tirando fuori anche la sinistra, si andrà ad attivare anche l'icona sinistra. Togliendo dall'orecchio vediamo che si disattiva, quindi in realtà hanno un sensore di prossimità che una volta posizionato nell'orecchio ci fa vedere quale delle due stiamo usando. Abbiamo poi la sezione dei momenti, che sono altro che degli scenari che possiamo andare a impostare, in cui possiamo andare a modificare l'equalizzatore musicale, andare a definire se vogliamo la cancellazione attiva del rumore o meno, oppure l'audio che passa dagli auricolari stessi. Abbiamo tre momenti, uno viene chiamato il mio momento, tutti e tre sono personalizzabili, uno viene chiamato il mio momento, uno pendolare e uno focus. Per quanto riguarda poi ci sono l'equalizzatore, è a 5 bande, possiamo modificarlo come meglio crediamo, oppure possiamo utilizzare delle preimpostazioni. Abbiamo anche la possibilità di sentire dei rumori ambientali rilassanti. Per quanto riguarda invece la parte impostazione, abbiamo la possibilità di andare ad aggiornare il firmware delle nostre cuffie, abbiamo la possibilità di andare a modificare alcune impostazioni, tra cui l'esperienza audio, l'esperienza in chiamata, quindi dare la qualità della chiamata, se vogliamo più acuti, più bassi, oppure possiamo andare anche a configurare le cuffie, quindi quando farle andare a standby, il feedback delle cuffie, se vogliamo una guida vocale o con dei toni semplicemente, la modalità audio e altre cose, tra cui ci abbiamo anche un Find My Jabra, che non è nient'altro che l'ultima volta in cui il telefono si è scollegato dalle cuffiette, quindi
diciamo una cosa utile giusto per ricordarsi dove le abbiamo lasciate, ma ovviamente se andiamo via e le cuffiette vengono spostate da un posto all'altro senza essere collegate al telefono, non sarà molto utile. Abbiamo poi le guide rapide, il manuale per gli utenti e le FAQ. Abbiamo la possibilità di andare a personalizzare la nostra concezione attiva e cancellazione del rumore ed altre cose carine. Allora, tirando le conclusioni, queste cuffiette mi sono veramente piaciute. Per quanto mi riguarda, hanno fatto il loro lavoro nella parte audio, quindi nella qualità audio, hanno fatto il loro lavoro per come mi servivano anche all'interno, anche durante l'attività fisica e per come sono confortevoli durante una normale giornata lavorativa o comunque sia una normale giornata. Hanno il Bluetooth 5.0, si possono collegare con due dispositivi contemporaneamente. Ci sono ancora qualche bug collegandosi con due dispositivi, infatti molte volte andranno in blocco, perderanno una connessione da un dispositivo, ma capita raramente, basterà poi staccarle, rimettere nella propria scatoletta, lasciare in modo tale che si scolleghino dai vari dispositivi e poi riutilizzarle. Quello è l'unico piccolo bug che ho trovato in questa cuffia. Per il resto la durata della batteria è ottima, comunque la qualità è ottima e a noi sono piaciute. Quindi se volete vedere altri video come questo, mi raccomando, metti un like e iscriviti al nostro canale, seguici sui nostri social, vieni sul nostro sito, vi lascio poi la descrizione del link per la recensione completa di queste cuffie per venirla a leggere sul nostro sito extremeardo.com e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!